Ciurma, io sono Mazzetes e ben trovato in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, ci ritroviamo dopo quello che è stata una campagna che possiamo dire ampiamente positiva contro il Regno di Macedonia, in cui siamo riusciti a strappare questa zona qua del Peloponneso. Nonché questa zona qua, anche questa. No, queste sono delle. Queste? Ehi, delle toie, ma è una provincia questa? Etolia. È garantita dalla Frigia. Ed è una lega difensiva con Patrai. Che sono questi? Ok, mentre questa è roba nostra. Brutto che sia grigio su grigio. Comunque, mentre invece. Ah, questo è un Phrygian Revolt. Ok, i nostri vassalli sono di nuovo là, tranquilli. La Macedonia è in guerra con la Frigia. Allora, direi che possiamo anche lasciare andare un attimino la pausa qua. Qua ci sono due unità, che sono due navi con della gente per farli stare tranquilli. Se non ricordo male. Ci sono anche i filetidi che sono scornati, ma. Sono dei pretendenti, invenzioni, vabbè no, non abbiamo poi così tanti punti da spendere. Potere di oratoria, possiamo fare delle cose con l'oratoria? Tipo? Cos'è che con... No, promuovi le pop con l'oratoria. Oppure le assimili. Ok, fichissimo. Potrei effettivamente vedere le zone un po' più infelici qua del nostro. No, culture. Unrest e loyalty. Allora, abbiamo qua la Libia che è un pochettino più scontenta. No, beh, sono. La realtà della provincia. No, ok, dobbiamo guardare quella della provincia, perché qua la Sirtica è abbastanza girata male. Army maintenance cost. È scaduto, vabbè. Oddio, no, dove? Vende i barbari qua. Seri. Come mando io della gente fin lassù adesso? È un gran bel problema. Dov'è il mio esercito? Allora, quali sono le mie armate? La una è qua. Una è qua. Questa è leggermente più vicina. Allora, armate forzate. Tra l'altro, questi sono dei mercenari. E mandiamolo. Com'è il loro generale? Com'è messo? Creepy, è solo 4 il generale. Quello è 6, però boh, contando che siamo molti di più di loro. Speriamo che vada bene, non lo so. Comunque, no, stavo guardando la. Ah, resta. Ho visto. Barbarians. Là, direi che è la zona che è un pochettino più girata male. Perché anche qua no, le realtà delle province sono tutti presi bene. Qua in Sirtica dovremmo convertire un po' di gente. Allora, Province Map Mode. Ah, ma la Sirtica è solo una regione, scusatemi. No, ok, due. Questa e questa. Allora, andiamo qua ad assimilare. Assimilate pop, tribesmen non ne ho. Qua ho uno slave che posso assimilare. Un po' di freemen, ok. E un po' di cittadini. Quanti punti ne ho? Ne ho ancora. Ok, vediamo un attimo se è migliorata la situazione. Ma non cambia per quello. Boh, per me ne ho oraggi, per me ne ho.
Amedrion e Astroconda. Scusa un attimo, allora, Astroconda aumenta la lealtà perché? No, Arrest. E questi sono tutti felici. Ah, boh, ok, forse ho fatto una cavolata, non serviva a niente. Vabbè. Allora, togliamo la pausa e seguiamo un attimo qualcosa succede con questi. Allora, stanno andando a sediare un'altra e prenderanno anche l'altra provincia di sicuro. Ok. Perché mi flasha il coso dello spostamento? Apri, diventa grigio super in fretta. Ah, niente, se ne sono andati? Mi hanno fatto fare tutto questo giro per niente, mi hanno fatto spendere tutti questi soldi per niente. Oh, mi sa di sì, aspetta, teniamoli qua vicino comunque. Allora, Zio di attrito, teniamoli là a tiro per ora. Perché qua sotto forse è un pochettino più facile da gestire, mica tanto, non lo so. È perché qua spawnano ogni tanto dei barbari, ma anche qua ne spawnano degli altri. È un po' difficile riuscire a gestire tutto, a tenere tutto sotto controllo, più che altro per il fatto che manpower ne abbiamo davvero poco. Ma facciamo questo giro di sì, vai. Qui tra l'altro i rivoltosi ci piacciono. Oddio. Ok, ci stanno mettendo in problemi per la legittimità del nostro erede. Anicostrate, cioè nostra moglie dice che... Ma che... Perderà 10 di lealtà. Porca miseria, aspetta un attimo però. Non so che cosa cavolo potrebbe succedere se mia moglie si rivolta contro di me. Bribe. Mi aumenta la loyalty. Allora, scusa un attimo, la sua loyalty perché è così bassa? Ma è lei stessa una pretendente? Scusate, ma... Possibili successori? Lei! Ah, perché mia sorella, ovvio, sì. Che casino. Eh sì, effettivamente non ci avrebbe tutti i torti a voler essere lei erede. Cioè, mia moglie e mia sorella. Ma poi comanda già, cioè nel senso, cioè, è già in una situazione di prestigio in questo momento, perché dovrebbe rompermi le scatole. Vogliono importare pesce dalla Libia. Vada. Ma guadagniamo un sacco di soldi, ma non abbiamo abbastanza. No, dove sono andati sti barba? Ah, sono qua. Ci stanno venendo in faccia? Non serve una cattiva idea. No, scusa, tu togliere le marce forzate intanto. Forse dobbiamo costruire delle barracks. Come si chiamano in Imperator? I campi di addestramento, insomma, quelli per... Aspetta, inseguiamoli. Ah, ok, li abbiamo sconfitti. What? Abbiamo guadagnato tutti questi soldi qua? Uno è morto e uno è andato da Alessandria come schiavo. Ok, facciamo che li tengo in una zona un po' media, qua ci stanno, ok. Mandali là quelli. Sì, ho dei character, disloyal character. Allora, farei... Bribe
Day Training Camp. Dammi come fare il training camp. Oh, a caso? Non più 10%, quindi conviene farlo in delle province abbastanza popolose. Oddio, ormai ho fa il ciccione, ciccionissimo. Ormai siamo noi, vero? Porca miseria. E vabbè. E o moriremo presto. Allora, facciamo dei training camp da queste parti. Guarda, non abbiamo più soldi, abbiamo speso tutti i nostri averi in training camp. Abbiamo come massimo 241.000, ma siamo sempre, cioè, mostruosamente sotto. Ed è pericoloso perché potrebbero tirarci giù da un momento all'altro. Abbiamo ancora un sacco di potere di oratoria. Cosa? National Tribesman Output, Capital Import Route più 1, Civic Tech, Investment, Aggressive Expansion Impact, Range, Aggressive Expansion Change. Questo non è male. Però il problema non è tanto l'Aggressive Expansion, sono il Manpower. Popularity gain. Questo non è male. Primary culture happiness. Allora, io farei uno sponsored games. Oppure. È morto qualcuno qua. Governatore della Siria. Allora, qua abbiamo immagini dei filetidi che sono scornati. Questo potrebbe essere buono, però è molto corrotto. E non è tantissimo leale. Anche i filetidi, vero? Quindi tipo lui. No, lui è corrottissimo, corrottissimo. Questo qua può darsi, cos'è? Stubborn. Riesce la sua popolarità. Difesa dei forti alta. Direi che ci può stare. Dai, mettiamo lui. Papiro da Memphis. Cosa ci dà il papiro? Memphis. Cosa ci dà il papiro? Un research points più 5%. No, direi che preferisco il research points, grazie. No, stavamo parlando delle invenzioni qua. Pure l'altra è capital import route, ma direi che questa è più su cosa? Vediamo cosa mi dà. Mi ha sbloccato. Sacrifici costano meno, vabbè, non è importante. Allora, questo non è male. Country Civilization Level. Gemstone dal Sinai. Però. Cosa mi dà? Local tax più 10%. Ma chi se ne frega? Molto più meglio. Molto meglio la Civilization. Sì, ci sta. E questo cos'è che mi dà? Sempre papiro da Memphis. No, no, non ti do il papiro. Mi spiace. Allora, possiamo convertire un botto di pop, ma non so come. Cioè, stiamo guadagnando un sacco di potere di oratoria, ma. Vuole importare sale dalla Libia. Air contro la Libia, così. No, ci dà più difesa, no, lo terrei per ora. Vino dalla Laconia. Cosa
Continuano a farmi delle richieste super pressanti. Ma ne abbiamo due. No, la happiness. Chi se ne frega della happiness? Meglio 0,60. Tanto sono tutti strafelici là. Ok, abbiamo riguadagnato un po' di soldini. E qua i training camp sono abbastanza pronti. Vediamo un attimo. 7,23. Vediamo quando li finisce. Come cavolo ci. 7,23. Vabbè, non importa, solo rifiuto così a caso. Non ricorda, mi richiedono. Va bene, non è che cambi tutta sta roba, eh. Tra 7,23 e 7,34, 7,39, vabbè. Ah. 7,39, abbiamo guadagnato quanto? 15? 15 persone in più al mese e niente. Ce n'è proprio nulla. Allora, il concilio della città di Pilusio voglio liberare dei gli schiavi. Due schiavi diventano freemen oppure guadagno 5 di corruzione. Ma di base direi che ci sta. Dov'è Pilusion però? Sì, qua proprio qua sotto. Ok. Che diventano freemen. Ma ci sta, dai, tanto ce ne hanno abbastanza là di tizi. I magi sono un po' tirati male perché vabbè. Ma è difficile tenere soddisfatta la gente, perché sono sempre tutti che vogliono qualche cosa per uno o per l'altro. Allora, adesso cos'è la roba importante da avere? Di legno ne abbiamo adesso. Va bene le province che hanno il legno. Ah, volevo, vabbè, posso anche metterlo così. Trade goods. No, aspetta, forse è più comodo guardarlo. Così. Oh, le navi, dove posso farle io? Qua perché c'ho un import. E basta, vero? No, posso farle qua a tiro. Ah, è anche qua a Creta, ottimo. Mentre invece la fanteria pesante posso farla qua. Questa zona qua non è male. Potrei effettivamente rinforzarmi un po' con della fanteria pesante. Papiro no, abbiamo detto di no. Il papiro non te lo do, non te lo do, non te lo do. Allora, qua abbiamo uno da 28.000, che direi che possiamo anche staccarne via 4, tipo. Allora, se noi staccassimo via... Ma no, di più. Facciamo delle armate da 20.000. Ci sta? Ma questa qua è quella nostra? Sì, questa è quella mercenaria, sì. Se noi facessimo delle armate da 20.000, togliessi 4.000 da qua e 6.000 da qua, riesco a crearmene un'altra. E ci sta. No, qua ne tolgo più di 8.000, qua ne tolgo 12.000. Ah, togliamo 12.000 da qua. Creiamo una nuova unità, togliendo della gente, tipo... Ma perché me li mette in questo ordine stupido? Non capisco un Kaiser. Non capisco perché mi è arrivato in questo ordine stupido. Comunque, allora, quanti cammelli abbiamo? Allora, mettiamo un... Cosa... Allora, abbiamo 3 cammelli, 7 arcieri, 1 pesante e... Allora, mettiamo della cavalleria leggera. Non posso spostare la cavalleria leggera. Porca miseria, perché no? Allora, togliamo una fanteria leggera, una cavalleria, una fanteria. Non toglierei ancora due o tre di fanteria. Questi qua, ok. E ma il cammello non mi interessa. Mi toglierei dei cavalli più che altro se potessi togliere dei cavalli. Questi cavalli qua ci sta.
Un arciere e una leggera? Ce l'hai una leggera da togliere? Mi sa di no, mi sa che non ha più leggere da togliere, scusa. No, infatti. Perché così non ho tantissimi arcieri rispetto al resto. Guarda, pigliati un cammello qua. Quanti ne abbiamo qua dentro? 8.000? Ma me ne servono di più, porca miseria, che sono tutti fedeli. Ah, scusate un attimo. Possiamo. Mannaggia, 402 per togliere la lealtà a quattro corti. Poi a caso. No, no, meglio di no, vabbè. Però teniamoci questi 8 e li portiamo qua. Vado da quella da 20.000, no, non questa, l'altra, questa qua. Allora, vediamo se riesco a togliergli della gente. Allora, sono 15.000 leggeri. Allora prendiamo dei leggeri. 2, 3, 4, 5. No, 4 abbiamo detto. Ne metto 6. 4. Ma vada con 5. Vada di 5, dai. Gli altri in una pesante già ce l'avevano. E loro stanno andando a. Boh, vabbè, io rimando qua nel dubbio. E facciamo della gentaglia. Allora, di pesanti. Oddio, che succede? La morte del regnante di Tracia ha causato dei problemi nel nostro stato. Per cercare di prendere vantaggio della situazione, molti pretendenti hanno alzato le armi contro il nuovo re incoronato, Eni Alcimachide. Visto che il regno di Tracia ci interessa, potremmo estendere l'influenza sui pretendenti, sperando di riuscire a mandare la cosa in. Pretendenti in traccia possono essere supportati ora con una nuova interazione con i. Fichissimo! Scusate, la traccia. Scusa un attimo, mettiamo un attimo in pausa tutti questi discorsi. Quanto abbiamo registrato? 23 minuti? No, allora, diciamo che tutto questo ne parliamo nel prossimo episodio. Noi ci vediamo, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto e vedremo come si risolve la questione di traccia, la questione dell'export di vestiti e la questione della riforma delle armate con dei nuovi soldati molto più potenti. Ciao a tutti!